Buona ragazzi, ciao a tutte le nicchie, raga, bentornati qua su TF Simulator 2. E ragazzi, finalmente il gioco è uscito, mi pare ieri, finalmente disponibile per tutti quanti, potete acquistarlo se volete su Steam. In descrizione invece potete trovare il link che vi permette di comprare scontato il precedente TF Simulator, purtroppo al momento questo non è disponibile scontato. E che altro? Vabbè, come sempre in descrizione ci trovate i miei canali social. L'ultima cosa, se vi volete iscrivere. Oh, che te urli! Se vi volete iscrivere al mio canale YouTube, io vi ringrazio, raga. E ricordatevi di attivare anche le notifiche, se no non arrivano ogni qualvolta carico un nuovo video. Allora, dunque, ragazzi, qua dice rubo una valigetta dal 108. Adesso io non mi ricordo l'ultima volta che cosa ho fatto, non mi sto ricordando. Quindi un attimino vorrei andare a casa perché ho visto che nel mio inventario c'ho un portatile, computer, probabilmente quello che ho rubato dalla stazione di polizia e non so che cosa ci dovrei fare. Quindi voglio andare un attimo a casa e liberarmi l'inventario perché di venderlo non me l'ha fatto vendere il tizio qui. E allora penso che devo portarlo a casa e forse in futuro ci posso fare qualche cosa. Ora, la casa 108 avevamo già comprato le informazioni, perché io dell'ultimo gameplay non mi sto a ricordare niente, sono passati un paio di giorni dall'ultima volta. Quindi c'ho un po' il vuoto di memoria, adesso con calma vediamo un po' la situazione. Allora, innanzitutto nel mio inventario c'è sto portatile da 2 kg, però lo poso perché non so che cosa farci. C'ho delle chiavi di casa. E il drone, ovviamente, Grimaldelli, niente, niente di più. Allora andiamo a vedere le informazioni sulla casa 108 perché non mi ricordo niente. Dopodiché, non le ho proprio le informazioni. Ma io ho tanti soldi, potrei comprarle anche le informazioni. A meno che non voglio comprare. Ma io il piede di porco ce l'ho perché è una cosa importante. Mi sa che non ho il piede di porco, cosiddetto piede di miti. Piede di porco, acquista. Ah, qua lo dice. Kit base, grimaldello, tagliavetro, microcamera. Ma non so se comprarlo o meno. Walkie-talkie rumoroso. E per fare che? Carne per cane. Ma se non scade me la posso anche. Boh, ho paura che può scadere nel tempo. Smontaggio auto, la pala, ammazza, 2.500 euro una pala? Passamontagna 2.000... Passamontagna da comprare a parte. Cioè, c'è tanta roba interessante che però, sinceramente, non spiega a che serve. Comunque, kit base, Grimaldello, boh, Grimaldelli quante ne ho? 3. Allora, di questo ne compro un altro di riserva, metti che mi si rompe. E allora, dato che abbiamo tanti soldi, della 108 potrei comprare... Quant'è? 100, 150, 300, 400, 450, tutte le informazioni. Ok. Perfetto. Abbiamo le informazioni. L'inquilino è armato. Pizzica. La finestra appena di sopra è aperta, la chiave del piano interrato è di sopra, l'uomo è fuori dalle 4 alle 5 e dalle 20 alle 21. Cioè, questo è fuori un'oretta, che 60 secondi. Cioè, io devo entrare in 60 secondi. Porca zozza. Poteva accendere sta macchina e fare dietro qualcosa. Quindi questo al momento è in casa. Allora, noi intanto facciamo una perlustrazione esterna. Intanto cerchiamo di capire da che parte si entra, da dove mi conviene. La finestra del piano di sopra è aperta. L'uomo è fuori, l'inquilino è armato. La chiave, vabbè. Devo quindi entrare per forza dall'ingresso principale? Cioè, ma non è che c'ho tanto tempo. Allora, diciamo che volendo, se, cioè, è uno comunque, non ci sono telecamere. Intanto mi piacerebbe capire lui dov'è.
Mi piacerebbe capire lui dov'è, perché la casa è grande. Vorrei entrare. La finestra al piano di sopra è aperta, questa finestra, ok. E io come ci arrivo lì sopra, scusa? C'è un'impalcatura qua sulla sinistra, mi sa, ok. Ok, c'è un'impalcatura sulla sinistra. Mi pare di vedere. Questa, sì. Dovrei usare l'impalcatura per salire, ok. Allora, lui è fuori dalle 4 alle 5. L'unico mio problema è che dov'è? Mi vede se entro adesso? Lui in quale stanza si trova? Ah, forse è lì che dorme. Eccolo. Ma tra pochissimo si alzerà, perché questo alle 4 deve andare via. Caspita, sì, questo esce. Allora, questo esce esattamente tra 30 secondi. Quindi entrare adesso non mi conviene. No, avrei giusto appena il tempo di aprire la porta. Però abbiamo un minuto di... Però, caspiterina, lui tornerà molto in fretta e non credo che andrà a dormire. Almeno adesso dorme, ma dopo che fa? Quando torna non dorme, me lo becco in giro per la casa ed è un bel problema. Allora comunque mo si alza e se ne va. Mo manca poco. Eccolo. Aspettiamo che se ne va e noi entriamo. Non c'è scelta. Comunque mi piace che in questo TF finalmente non ci stanno 10.000 tizi che vanno in giro per la strada. Così ho tutto il tempo di entrare e girare tranquillo. Cioè, tempo che esce già è passato 30 secondi. Cioè, tempo che lui esce già sono passati 30 secondi. Cioè, sta fuori proprio per un tempo inutile. Cioè, già... No, aspetta, così mi becca lui, aspetta. C'è un problema serio adesso, che devo richiudere sta porta. Ok, perché se lui la trova scassinata, dà l'allarme e me la piglio in quel posto in pratica. Quindi non posso. Allora, praticamente parlando, raga, tra 10 secondi già questo è tornato. Madonna, questo già è qua, è qua tra qualche secondo, eh. Ho preso quello che vuole lui, rubo una valigetta. Ci abbiamo la valigetta. Il padrone di casa mi sa che sta tornando, eh. In teoria, raga. Credo che è già tornato. Cioè, rendetevi conto, abbiamo avuto il tempo di entrare, piglia la valigetta e già mi sa che me sgama. Come si fa a guardare? Sarà tornato? Che cacchio ne so? Ah no, rimane fuori casa 2 ore. E beh. Sì, ma è... Allora, aspetta. Cacchio, questo torna, sai quando? Tra pochi secondi. E dai! Oh, che... questo torna a breve, raga. Per rubare in questa casa bisogna avere una minima idea diversa di come funziona. Cioè, mo il tizio torna, 3, 2, 1. Eccolo là, boom. Allora, 2 ore. Beh, allora facciamo così. Famo così. Cioè, giustamente mi piace l'idea di rubare qualcosina di più lì dentro, caspita. Dobbiamo dormire fino alle 3, no, fino alle 2. Fino a mezzanotte. Se questo dorme tutta la notte, vabbè, noi entriamo in casa mentre che c'è lui. Intanto sgraffigno qualcosa, poi alle 4 se ne va. Però certo, no, però c'è il problema che quando si alza, se vede che ho rubato, questo dà l'allarme. C'è sto piccolo problema, sì. C'è sto piccolo problema che hanno una memoria di ferro. Si ricordano perfettamente quello che hanno lasciato. Quindi non è che posso rubare tranquillo. Quello se ne accorge. Ok, lui è lì, ok, perfetto, che dorme. Siamo d'accordo. Però se io sgraffigno,
In teoria lui dovrebbe dormire per 4 minuti, però ho letto prima che c'è la possibilità che questo si sveglia per andare a pisciare. C'è la possibilità, c'è. Lo hanno reso più bello il gioco, più complicato. Non è come nel vecchio che avevano una routine abbastanza lineare. Mi tocca chiudere, perché sennò lui se ne accorge quando esce che la porta è aperta dall'allarme. Poi è pure armato, significa che non posso neanche scappare. Significa che se mi nota mi spara. Allora, la valigetta io l'ho presa, ma stavolta voglio entrare per sgraffignare qualcosa di diverso, no? Perché sono scappato via subito. Allora, lui è lì, eh. Quanto tempo abbiamo? Questo se ne va tra pochissimo. Ma sì, intanto me la apro sta porta e poi me la svigno di qua, guarda, perché c'ho sta brutta sensazione. Mi frego quello che posso. È che la roba buona sta sotto. Aspetta, aspetta, aspetta. No, questo pesa. Questo si alza. Non so manco da dove si ci va lì sotto. E chi me l'ha data sta chiave? Ah. Ma come cavolo ci si va lì dietro? Oh, questo si alza tra pochissimo. Un punto abilità speciale. Sì, ma mo ce ne andiamo? No, perché non credo che abbiamo. Aspetta, ma c'è una cassaforte qua. Ci vuole qualcosa che non ho. Ma che è sta roba? Bene, ce ne andiamo. Questo si alza tra pochissimo. Oh, vado, ho preso già parecchia roba. Sono contento. Perché questo qua mi spaventa. E qui che cazzo? Ah no, la TV. Beh, ma la posso fregare la TV se fammi in fretta? Ma molto in fretta! E mo' mi tocca riaprire sta cacchio di porta perché l'ho chiusa. Ci abbiamo tre. Un minuto. Ci abbiamo ancora un minuto per pigliare la TV e svignarcela. Sono proprio ingordo, mi piace prendere tutto. Ok, raga, fuori non passa nessuno, è meraviglioso. Nessuno che mi nota con sta TV in mano. Ora quello si alza da 30 secondi, non so se dà l'allarme pure che io sto fuori. Oh, porca miseria, passa uno qua fuori. Passa uno con la macchina, butta sta TV a terra. Non lo so, metti che. Ok, la prima cosa che faccio è vado a casa, così. Vabbè. Metti che questo dà l'allarme, mo che si alza tra 3 secondi. Bene. Bene, stavolta è andata meglio, eh? Abbiamo preso quelle quattro cose più belle che c'erano. Abbiamo visto anche una cassaforte che però non posso aprire perché c'è lo stereoscopio, quella roba lì. E insomma. Allora, sta roba si posa, che questa è quella robina che si può vendere nel mercato quello buono. Il vaso cinese? No, in teoria. Questo lo devo vendere. Il laptop? Boh. Poi vediamo.
Rob Tip. No, 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 no. Indietro. Black Bay. Gli devo mandare oggetti di valore. Non c'è niente che posso. Ah, ok. Pistola fai da te. Ecco. Statua di pietra. E la valigetta sospetta per il nostro amico. Bene. I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization, there's not much hope for a normal life, but you might be the exception. Hai capito dove avevamo andato? Practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait for their move, but not passively. Completa 7 missioni da El Negburn. Ah, mo per andare avanti devo fare qualche missioncina. Ok. Beh, prima di prendere una missioncina di ok, direi che me vado un attimo a liberare di sta roba che ho rubato. Se no qua mi ritrovo che non mi posso muovere. C'ho la roba, c'è il televisore da vendere. E poi quindi c'ho da fare 7 missioni di Elon Eborn. No, non è la stessa cosa. Quello è un altro gioco. Allora, dov'è che si vende la robina? Mi pare qua dietro. Vediamo sto televisore. Madonna mia, però dai, sono piccolo io. Ma perché mi hanno fatto proprio così piccolo? Si sono ispirati a me. Well, that's just crazy. Veramente, compà, vieni qua, chiedi sta televisione, va. $220 la TV, buono, dai. Dai, mi sono fatto... Aspetta, ho venduto tutto, sì. Ok, perfettissimo. Ah, pure... Ah, potrei rubare anche da lui? A proposito. How you doing? No, pensavo che me lo potevo segnare, no? Gli orari suoi, non me li posso segnare. Ma gli posso sgraffignare qualche cosa? No, no, non mi sa di no. Ok, bene, ci abbiamo $7,000. Mo andiamo a vedere Hello Neighbor lì, come caspita si chiama, che cosa si può fare. Ne dobbiamo fare la bellezza di 4. Ok, calendari ed eventi. Sta cosa dei calendari ed eventi ancora mica l'ho capita. Da dove si vede? Calendario. Oh. Oddio, calendario. Oggi che giorno è? Oggi è questo, giorno normale. Giorno 9, giorno tranquillo. Tutti sono meno vigili. Giorno 10, giorno di rifornimento. Tutti gli oggetti vengono venduti al 10% in meno. Giorno 11, festival. La maggior parte delle persone esce alle 16 e torna alle 18. Buono, è tutto come al solito. Beh, di buono c'è dove praticamente magari il tizio sembra a casa. C'hai 2 minuti che sai che... Sai che quel tizio è fuori casa. Allora, El Negburn. Missioni. El... Ok. Ah. Facile. Casa 102, distruggi finestra. Distruggi il nano da giardino nella casa 103. Beh, intanto mi faccio ste due. Anzi, non è che c'è... Ah no, ma sono tutte me le devo fare. Distruggi alcune cose alla 108, distruggi il climatizzatore. Ci sono solo queste. Ok, 102, 103, 101, 102, 103. 101, 102, 103. Ok. Ok. 102 e 103 sono facili facili. La 101 e la 108 meno. Però basta entrare quando non ci sono magari. Allora, vediamo un po'. Forse che questa è... No, questa... Che cos'è questa? No, questo non c'entra niente.
Ok, 102, 101, 102, 100. Oh, 101 è quella che è delle camere, mi sa. Vabbè, allora, cominciamo da quelle facili che so, 102 e 103. No, aspetta, la 102 in teoria è quella che ha telecamera, sì. Aspetta, qual era la 102? 102, casa abbandonata. Ah. Ah, ok. Questa è quella della finestra. Casa 102, casa abbandonata. Casa 101, meglio che non ne parliamo. Devo rompere una... distruggi la finestra. Ah, qual è sta finestra? Ah, no, questa. Silenzio. E questa? Peccato che non la possa aprire. La 103 distrugge il nano da giardino. Oh. Sì, ma mi vado a infilare dove c'è la telecamera praticamente. Vabbè, ma tanto non mi vede la telecamera. Sì, il nano proprio mentre c'è il padrone. Ok. No, non si... Guarda dov'è quello. La 102 e ho la 103 è fuori discussione per ora. La 101 è un po' complicata. Ah, madonna, è quella col cane. Unbelievable. Mi scusi signora, manco l'ho vista. Ah, come rompe le balle, ma chi è? Ma non manco la vedo questa che me pizzica. Oh. Il cane? Il cane non ci passa di qua. Ma manca... Ah. Manca uno dei due però. Ma quando... Ma poi da dove entro? Aspetta, aspetta, questa... No, è il cane. Aspetta, bagno? Sì. Aspetta, questa è la 101 mi pare. Camera da letto dorme. Sì, dorme. Però appena spacco mi sente. Mi sa che qui dovrò entrare. Forse mi pizzicano. Vabbè, ma basta scappare per di qua che c'è la via di fuga. Ma il problema è che c'è il cane. E c'è pure la signora. Quindi la casa, quest'altra casa è complicatissima. Poi la 108 non so neanche dov'è per ora. Allora, facciamo la 103 per ora, che almeno me levo quelle più semplici. La 103... Ok, è fuori, se ne va alle 17. Ma già che ci sto, rubo qualcosa lì, La 103 se ne va alle 17. Già che ci sto, me frego qualcosa. Eccolo che se ne va. In teoria questa casa è vuota, mi pare. Questo manca la chiave, ha cambiato.
Allora, che cosa devo fare qua che non mi ricordo più? Distruggi il nano da giardino. Vabbè, ma non c'è nessuno in casa, dai, mi frego quello che me posso fregare, dai. Non c'è anima viva in sta casa. Non mi metto ad andare piano quando non ci sta nessuno. Tutto... Oh. Dai, zionicche, vado a tenere i soldi questa. O questo. Veloce, quando è che torna? No, no, ancora c'è tempo, ancora c'è tempo. Vai, fregamose tutto, va, perché tanto... Oh. Che me devo mettere a guardare se una cosa è buona o no? Me frego tutto quello che posso pigliare. Via, via, via. Un bel furto come si deve. Quadri, quadri, cose, cose. Shit! Non hanno dato l'allarme, è già un miracolo. Chi l'aveva notato sti due qua fuori? Famo fuori sto nano da giardino. Non c'è telecamera qua. Ma di là sì. Ok, questo sta per tornare. Mi pare che... Non c'è altro. Ma so pure pieno, andiamo. Oh, come fai a salire? Allora, due le abbiamo fatte. Mi sono rimaste quelle più complicate. Per ora vado a casa, perché come sempre voglio posare gli oggetti, quelli del Black Bay, perché piano piano sì, dobbiamo fare un set per darli e venderli. Quindi li sto accumulando. E così facciamo anche... Stai... portando troppa roba. Oh, questa non la sapevo. Hanno messo anche questa cosa, ok. Allora, via. Via, 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 via. Bene, l'altra roba se va a vendere. Vediamo se Black Bay mi offre. Nada. Nada. Perché non mettono una cosa rapida? Come dire, ok, guarda, sta cosa ce l'hai, la puoi vendere. Mi manca un vaso verde per finire questo set. Ok, niente, niente. Roba, non lo so, un mucchio di roba stiamo accumulando. Ah, tostapane devo fregare prima o poi. E anche parecchi. Forno a microonde. Ok, e invece quella roba lì del Neighborn. Ok, mi sono rimasti sti due. Ah, ma ci sono altri tipi di missioni. Piazza una prova nella... Accendo uno sembra difficile. Fotografia. Ah, fotografa la rimessa. Come si faceva? Ah, fotografa. Quale casa? Ce n'è una facile? La 100. Fotografa all'interno della cabina di sorveglianza. Boh. Fotografa la rimessa della 109. Boh. Ma è che mo non ho molto tempo, quindi tutta roba che poi sicuramente facciamo nel prossimo gameplay. Volevo fare insomma, una mezz'oretta di video in cui facciamo un po' di cose, ovviamente. E le abbiamo fatte. Ho sgraffignato un po' di roba, ci ho guadagnato forse anche un punto esperienza. E mo, allora, la 109, la foto, boh. Allora, io c'ho da vendere quella roba che ho rubato, perché sennò c'ho lo zaino pieno. E poi, niente, le altre mi sa che per ora sono complicate. Ma dov'è il punto vendita, mannaggia miseria, io mi perdo sempre. Ok, la 109 è qua sopra. Ah, la 109 è questa. Fotografa la rimessa.
Intanto mi vado a vendere sta roba. Well, that's just crazy. Sì, non te urlare niente, vendi tutto. La 109. La 109 non ne sappiamo proprio niente. Mai vista. Cos'è poi la rimessa? Mi sa che non ci ho azzeccato. Però c'è qualcuno in casa. Ah, qua è, ok. È una parola. Bisogna entrare per fotografarla. È impossibile da fuori. A meno che non si accontentano da qua. Aspetta. Voglio fare una cosa. No, non funziona. Speravo di fregarlo, niente, bisogna entrare per forza. Vabbè, oh raga, per ora concludo il gameplay, poi... E poi sì, dobbiamo... Nel prossimo gameplay si va avanti, se no non si può andare avanti con la storia principale. Dobbiamo girarci ancora almeno due missioni secondarie, insomma, almeno due. Va bene raga, spero vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci si becca raga, ciao alla prossima.